culo. La terza culo. Volta che via, ci vediamo. Fuori, fuori. Marcello. Marcello ora fa... Oh, sta. Guarda che faccio un ho sondaggio. Ho ricevuto gli ordini di Beppe, Floris, quindi letto siamo, il sondaggio. C'era l'audio? Non lo so. Floris, no, non come non lo sai. L'ha letto il sondaggio? Non lo so, l'avrà letto. Glielo dica. Perché fa sempre domande a me? Faccio una domanda a Floris. L'ha letto il sondaggio? È bellissimo. Grazie. Sapere un po' qual è l'opinione anche di milioni di italiani, perché un sondaggio da 50.000 sembra 60.000, non è una cosa preparata, quindi i sondaggi li faremo anche noi, quindi state molto attenti adesso, molto attenti a fare i dossier sulle famiglie, sui figli, sulle mogli, a pubblicare gli indirizzi di casa, perché faremo altrettanto. Questo non è un consiglio, è proprio una minaggia che vi faccio. Ma cosa si rivigilanzerai? La foto, me la fanno fatta la foto. Ma perché fate entrare? Signora? Signora, lei mi aveva garantito un servizio vigilanza. Lei sta smacchiando il giaguaro? Sullo Ius Soli? Parliamo un po' di Roma, perché Roma è veramente il centro dove ci giochiamo. Un sacco di chance qua, perché se non becchiamo qua, dove è stato tutto un disastro, dove ci sono miliardi di debiti, dove la politica tradizionale ha fallito completamente, ancora con i palazzinari, ancora col cemento, ancora col calcestruzzo. Questo movimento non è un partito, voi non avete ancora le parole, il dialogo, le domande con le parole per identificare che cos'è questo. Continuate a farlo sembrare come un partito, in fondo sono uguali agli altri, in fondo prendono i soldi come tutti gli altri, in fondo hanno un segretario che comanda. Sbagliate l'approccio. Finché sbagliate l'approccio, le mie domande, le mie interviste saranno sempre molto limitate, perché siete voi che sbagliate l'approccio. Perché questa sufficienza che avete sempre avuto nei nostri confronti, sia la politica che i mezzi di informazione, dire i grillini, questi dilettanti allo sbaraglio, questi che stanno dietro il computerino. Questi grillini sono qua, andateli a intervistare. Sono tutti gente con delle lauree, gente preparata, preparatissima, gente che fa un lavoro con uno stipendio normale, che poi torna a fare quello che faceva prima, che non sono delegati a fare nulla, ma sono rappresentanti dei cittadini, e sono cittadini, e si chiamano cittadini, e avrebbero anche ogni tanto la voglia di sentirsi rassicurati e sentirsi considerati, perché siamo il primo partito in Italia, in 3 anni senza soldi siamo diventati così, con i mezzi purtroppo contro, ve lo sapete anche voi, quindi siamo una novità di un processo nuovo che è rovesciato, e voi continuate invece a inserirci in questi processi. Sono i partiti, come dicevo io, come dicevamo noi, sono morti? Ve la faccio io una domanda: sono morti i partiti, sì o no? Ci sono i partiti? Dove sono i partiti? Ci sono, allora mi dovete il PD è non c'è più niente, c'è un documento unico come un 730, c'è un pensiero unico messo lì, dove noi siamo l'unica opposizione. Ci hanno messo in un angolo, adesso siamo in un angolo, hanno fatto prima il governo, poi le commissioni, hanno bloccato il Parlamento, c'è stato un colpo di Stato, questo io lo ribadisco, né un colpetto, non e c'è stato un bel colpo di Stato, in quattro si sono riuniti una notte a verificare le cose, e questa è la continuazione dell'agenda Monti, stop. Noi cominciamo a avere, abbiamo fatto tutte le leggi, siamo già pronti sul reddito di cittadinanza, le cose che abbiamo detto in campagna elettorale le faremo, piccola e media impresa, sto incontrando io che sono un ex comico, un ex di destra, un ex di sinistra, chi sono io non lo so, però vogliono conoscermi, quando mi conoscono hanno fiducia, stiamo facendo tutte queste cose che abbiamo promesso in campagna elettorale, perché io prometto una cosa e la mantengo, e quindi andiamo avanti. E quello che sarà, sarà, non lo so, sarà una guerra all'ultimo sangue, perché in tutte le commissioni mettono delle difficoltà, per cui noi per agire, sono entrato oggi, ieri nel Parlamento, ho visto qual è la dimensione in cui lavorano queste persone. E che impressione ha avuto? Ma l'impressione, non lo so, qui non è che noi chiediamo poltrone, io penso che in una nazione democratica, il primo partito in Italia che non ha neanche una carica, si
significativa, vuol dire che c'è qualche cosa che non ha più che non riguarda più la democrazia si di questo paese. Punto e basta. Si sta ponendo un problema sulla restituzione dell'area. Si sta ponendo un problema sulla restituzione dell'area. Guarda, io credo che adesso decideranno la diaria, chi la vuole restituire la restituirà, chi non la vuole restituire prenderà le sue responsabilità, perché questo è una cosa che noi abbiamo deciso, abbiamo firmato dei documenti, e allora uno con 3.000 euro può viverci, se tu le spese le rendi conti tutte, ci può stare benissimo dentro tutte. Questa è una condizione che non può essere mutuata così, è una condizione di un contratto di comportamento che hanno firmato tutti, e io sono abituato che se firmo una cosa e mi impegno di una cosa la porto a termine, se no vado una volta. Sullo Ius Soli non ci ha detto niente. Facciamo la foto con il delegato. Sullo Ius Soli ha fatto un post questa mattina e ha detto sostanzialmente c'è bisogno di un referendum. Ma referendum non è che c'è. Allora noi siamo sullo Ius Soli, è un problema che riguarda la geopolitica, il cambiamento di qualcosa che non possono deciderlo dei vertici di un partito. È una questione che va risolta e va discussa in sede europea, perché siamo l'unica nazione che proponiamo una cosa. Poi ci saranno alcune cose, alcune che vanno bene, alcune che vanno male, si discute, e poi la sentenza e l'ufficialità di questa cosa deve essere fatta con un referendum online. Ma che ho un referendum? Ma non esiste un referendum proprio. Lo mettiamo nella Costituzione, facciamo tutti, le persone devono poter decidere il loro futuro, va bene? In qualsiasi situazione. Noi siamo per inserire i referendum propositivi dentro la Costituzione, siamo per inserire nella Costituzione l'obbligo del Parlamento di discutere le leggi popolari. L'obbligo, perché noi abbiamo fatto 350.000 firme per il Parlamento pulito, nessuno l'ha messo in un cassetto. E quindi 50.000 persone che decidono una cosa, deve essere il Parlamento obbligato dalla Costituzione a discuterla in Parlamento. Ecco, noi siamo un movimento che dovete capire che è una cosa nuova nella concezione. Se non entrate in una concezione nuova della politica, il dialogo sarà difficile, perché voi guardate la diaria di uno, ma cosa vai la diaria di quell'altro. Allora noi abbiamo rifiutato 42 milioni di euro. Allora la sinistra quando facevano finta di corteggiare per dare la responsabilità a noi dell'ingovernabilità, perché i grillini dicono di no a tutto, io avevo detto al signor Bersani 42 milioni noi non l'abbiamo presi, faccio un assegno postdatato di 48, non deve fare una legge, un assegno postdatato lo mette lì e cominciamo a trattare. Trattare l'incandidabilità di Berlusconi insieme, la portiamo insieme. Non ha neanche risposto, ha messo 8 punti del nulla, del nulla, governo? Quindi non ce n'è governo. Ma oggi Berlusconi ma io non lo so, una persona, in un paese normale fare una foto.